Lorenzo Scalia e Tommaso Scarrone, due colonne portanti del finale. Oggi Lorenzo hai aperto, insomma, hai continuato la festa del gol con un gol da cineteca. Sì, diciamo che ogni tanto qualcosa del genere in allenamento mi riesce, quindi oggi sono stato fortunato. Avevo fatto un gol simile anche con l'Argentina qualche anno fa, ogni tanto qualche tiro da fuori, diciamo che sono il mio marchio di fabbrica. Se segno faccio sempre qualche tiro spettacolare, diciamo. Poi quel mancino è proprio il suo timbro. Tira, prima o poi entra. Tiro da fuori col mancino di Scalia è una sentenza. Ecco qua, invece da fuori, Tommaso, hai guardato i compagni giocare oggi, però come li hai visti? Da fuori, che impressione ti ha fatto questa partita? Che comunque con 8 gol è stata divertente, almeno al pubblico. Avrei detto divertente, quindi no, è andata bene. Il pareggio alla fine non era necessario, perché poi la Sarmese ha perso, però va bene così. L'importante è raggiungere l'obiettivo, ce l'abbiamo fatta, siamo contenti. E quindi adesso ci divertiremo anche a massa, spero. Ecco, Lorenzo, era un avversario che vi aspettavate già in vacanza, aspettavate che avrebbe onorato la partita, però poi avete risposto. Sono sempre partite un po' strane queste qua, perché ci era già capitato qualche anno fa, quando eravamo secondi in eccellenza, dovevamo fare i playoff e ci bastava un punto, andavamo a giocare con Sastri Levante, che quell'anno aveva già vinto il campionato e avevamo poi perso la partita, eravamo stati scavalcati, quindi non è mai facile affrontare una squadra che ha già vinto il campionato. Poi il Gavorano ha una qualità assoluta, soprattutto in attacco, e oggi si è anche visto che, diciamo, che quando volevano affondare il colpo facevano male. Ecco, partendo dal 20 luglio, come dice sempre il mister, pensare che si sarebbe arrivati al 7 di maggio con un finale che va a giocare agli Oliveti il playoff contro la Massese, che comunque è una squadra che ha una certa storia. Tommaso, te lo saresti aspettato? No, impronosticabile. Quindi ti ripeto, se sentiamo le interviste del mister, ma anche le nostre sensazioni inizio anno, l'obiettivo era salvarsi e oltretutto salvarsi attraverso i playout. Quindi non, oltre la salvezza diretta, arrivare anche ai playoff è una soddisfazione incredibile che ci meritiamo noi, si merita la società, si merita il mister, quindi complimenti a tutti. Ecco Lorenzo, qual è stato il segreto di questa squadra però per arrivare a questo punto? Ma io credo che un po' la nostra forza qua da qualche anno finale è la forza del gruppo. È una cosa su cui il mister impronta molto le sue squadre, e il fatto che ci siano tanti giovani, comunque riusciamo tutti gli anni a formare un gruppo vincente, diciamo. Abbiamo una ventina di giocatori che hanno ruotato durante tutto l'anno. La Serie D non è facile, quindi gioca sempre chi sta meglio, e non è mai facile anche per il mister mettere la formazione, però avere una rosa ampia con tanti giovani forti sicuramente ha aiutato. E secondo me il risultato finale rispecchia poi la forza che ha questa squadra, perché abbiamo secondo me dei giocatori che non hanno fatto meno di quello che avrebbero potuto fare, qualcuno deve ancora fare tra quelli più giovani, quindi sicuramente alla fine siamo soddisfatti e ci meritiamo il quinto posto assolutamente. E soprattutto, oltretutto, una rosa di amici, e quello fa tanto, perché poi alla fine avere uno spogliatoio così unito, che si vuole bene, quello alla fine ti trascina sempre, anche nelle scelte del mister, quando stai fuori, quando giochi, ti fare sempre per il compagno è una cosa che secondo me è stata la nostra forza sia l'anno scorso che quest'anno, quindi i risultati si vedono. Ecco, quando incomincerete a rendervi conto di quello che avete fatto? Il mister ha detto fra qualche anno. Sì, è un po'... cioè adesso. Ma sì, durante quest'anno ce ne siamo resi conto, perché abbiamo lavorato tanto, però sì. Abbiamo fatto 5 miliardi di allenamenti. Ciao, ragazzi. Ciao ragazzi. È qui, da